Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Anonimo97 e quest'oggi vi farò una guida generale per le basi di Genesis. Come ho annunciato già nel precedente video, ci sono diverse modalità di gioco. Quest'oggi il videoguida sarà prettamente per il quick game e le ranked, ovvero sarà una guida per capire come apprestarci a giocare queste varie modalità. In entrambi i casi lo stile di gioco è del tutto simile. L'obiettivo per vincere sta o nel totalizzare un totale di 60 kg di squadra o di distruggere il nucleo centrale della squadra nemica. Allora, quello che bisogna sapere è che il campo di battaglia si divide in tre lane, top, mid e bot, rispettivamente top è quella alta. Mid è quella centrale e bottom, che sarebbe l'abbreviazione di bot, è quella bassa. E le tre file nemiche invece sono riflesse a specchio ma invertite, quindi la nostra top affronterà la loro bottom lane, la nostra mid la loro mid, la nostra bottom affronterà la loro top lane. Un'altra caratteristica della mappa è che tra la nostra mid e la bot c'è il campo dei mostri, Camper Monster, la selva, la jungle, come volete chiamarla. Lì ci sono presenti diversi mostri che sono addetti, diciamo, al farm del jungler. Quindi ci sarà un eroe che non predilige a giocare su una sola lane, ma comunque sarà in movimento, cercherà di farmare il più possibile questi mostri e vi darà una mano nel portarvi in vantaggio nelle varie lane. In più, in corrispondenza, nel centro della mappa, quindi tra top e mid e tra mid e bot ci sono altri due campi dove ogni tot spawneranno, diciamo, dei mostri e questi qui, una volta killati, vi servirà l'aiuto di tutta quanta la squadra per killarli, ovviamente, vi daranno degli oggetti che andranno a boostare le vostre statistiche o comunque saranno degli oggetti attivabili che vi daranno un grande aiuto nel ingaggiare un combattimento. Continuando a descrivere la mappa, è importante sapere che in ogni lane vi è la presenza di tre torrette e in prossimità della terza torretta ci sono due campi di generatori di minion. In prossimità del vostro nucleo centrale vi è la presenza di altre due torrette. Perché vi ho parlato delle torrette? Perché le torrette sono la vostra principale fonte di difesa. Infatti esse infliggono danni massivi contro gli eroi, ma possono essere counterate, diciamo, dai vostri servitori, quei soldatini che vedrete spawnare ad ondate e che comunque si porteranno verso il nucleo centrale, quindi i soldatini che spawneranno in top lane condurranno il loro percorso fin quando non avranno raggiunto il centro del nucleo avversario, passando ovviamente per la fila corrispondente. Quindi, come apportarsi per distruggere la torretta? Dovreste far arrivare i vostri servitori sotto la torretta nemica e voi nel frattempo dovreste bersagliare la torretta e quindi poterla distruggere. Cercare di distruggere la torretta senza che i vostri servitori arrivano sotto vi dà la possibilità di morire quasi sicuramente, anche perché la torretta vi, come ho detto, infligge danni massivi e quindi non avete una resistenza opportuna per resistere ai vari colpi. Una volta distrutte le prime due torrette e raggiunta la terza, dopo che avreste distrutto anche questa e avete distrutto i due generatori di minion, i vostri verranno ulteriormente potenziati e questo vi darà una mano in più per riuscire ad arrivare al centro del nucleo nemico. Difatti è molto influente la scelta del vostro eroe, ma anche dello stile di gioco o dell'attacco che esso avrà. Ad esempio, ci sono principalmente due stili di attacco: la D e la P. La D sta per attack damage, che sarebbe il danno fisico, quello fatto ad esempio magari dall'auto attack, che sarebbe quando voi attaccate senza usare abilità speciali, mentre la P sarebbe l'ability power, che sarebbe l'uso della magia, quando voi usate attacchi speciali, di solito alcuni eroi prediligono a fare danni maggiori con le abilità piuttosto che con l'autoattacco. Come capire quale stile di gioco adotta il vostro eroe? È semplice, andate nella sezione del menu principale, andate sopra all'eroe che state utilizzando, quindi andreste ad osservarlo, magari premendo, ne so, X sull'eroe in questione, e da lì vi apparirà l'intro, l'hero cosmetic, le quest e l'hero preset. Se voi andate su intro, c'è la spiegazione dello stile di gioco che ha il vostro eroe, quindi ti verrà detto come fate le varie abilità e quale tipologia d'attacco usa. C'è physical ed energic. Quindi, se il vostro eroe utilizza principalmente l'attacco fisico,
physical, andreste ad adoperare oggetti che potenziano la D, che sarebbero gli oggetti in rosso. Se invece il vostro eroe predilige abilità che usino l'energia, andreste a potenziare gli oggetti che usano AP, quindi gli oggetti in blu. Ci sono anche diversi casi dove magari gli attacchi speciali che voi usate non vale la pena potenziarli tramite il vostro equipaggiamento, perché magari andando in auto-attack il vostro eroe infligge più danni. Ma di questi vari casi ne parleremo nel prossimo video. Per ora vi basti sapere che per attaccare una torretta avversaria potreste avere dei vantaggi utilizzando solamente l'autoattacco oppure le vostre abilità speciali. Anche perché le vostre abilità speciali avranno un tempo di ricarica, quindi una volta che avreste usato la prima abilità speciale dovreste magari aspettare tra i 5, 10, 15 secondi per farvi un esempio, mentre invece il vostro autoattack non predilige l'uso di nessun mana o comunque di nessuna risorsa che dovreste stare lì a farmare, ad accumulare, roba varia. Comunque, il mio consiglio principale per chi è davvero all'inizio, però vuole divertirsi e cominciare a capire qualcosa del gioco, è andare nella sezione Hero, scegliere l'eroe che si sta utilizzando e impostare un preset. E fare delle varie prove per capire con quale preset il suo eroe comunque gira meglio. Cioè, se magari provate un preset e con questo non vi ci trovate più di tanto, fate delle prove finché non riuscite a capire quale va meglio per voi. Come fate a capire qual è il migliore? È semplice, basta vedere comunque se riuscite a killare il vostro avversario, se riuscite ad avere una buona farm. Per buona farm intendo l'oro che avete accumulato durante la partita, che è facilmente visibile all'interno durante la partita. Il farm è la parte del gioco più importante. Difatti, buon giocatore è un giocatore che farma parecchio, anche perché più soldi avete e più equipaggiamenti riuscite a comprare. Più equipaggiamenti riuscite a comprare di livello alto e più il vostro eroe sarà in vantaggio contro chi avrà un equipaggiamento di livello basso. Quindi magari se dovessi confrontare in maniera povera due giocatori, però uno che ha farmato 10.000 monete e uno che ne ha farmate 5.000 o viceversa, quello con 10.000 monete farmate dovrebbe essere più forte in quel lasso della partita, anche perché ha la possibilità di accedere ad equipaggiamento migliore rispetto a quell'altro. Come fare a farmare? Ci sono due semplici modi. Il primo è ottenere le kill. Quindi cercate di non morire e di non alimentare la farm avversaria, perché se magari voi state giocando bene e avete, che ne so, una KD di 3-2 in quella partita, però magari avreste contro un avversario che ha 6-0, quindi è riuscito a fare 3 kill in più rispetto a voi, ha la possibilità di accedere a molte più monete e quindi equipaggiamento migliore e roba varia. All'inizio di ogni battaglia, oltre a scegliere i vostri perk, comunque è molto importante far capire ai tuoi alleati in quale lane vorrai giocare. Quindi dopo i primi 30 secondi che sono di preriscaldamento, quindi entri in partita e aspetti 30 secondi prima che i minion o comunque i mostri della selva appaiano, cerca di far capire ai tuoi alleati in quale lane tu giocherai, perché magari a inizio partita, quindi addirittura nella scelta degli eroi, tu hai fatto capire con i vari input in quale lane avresti voluto giocare, però magari in partita sarà del tutto diverso, magari qualcuno non ci ha prestato attenzione o roba varia. Quindi cerca di posizionarti in una lane, magari dove non c'è nessuno o comunque dove c'è un altro, allora nelle altre tre lane siano già occupate, e cerca di giocare al meglio con il tuo compagno. Quindi cerca di non fiddare, col termine fiddare intendo non alimentare gli avversari, quindi cerca di non morire troppo, gioca più safe possibile. Poi se vai in vantaggio è ovvio che giocherai aggressivo, però all'inizio magari studiati bene l'avversario, vedi se riesci a distruggerlo, quanti danni ci prendi e roba varia. Utilizza bene le varie abilità speciali, anche perché come avevo detto prima hanno un tempo di ricarica che all'inizio può essere elevato, soprattutto quello della special, che sarebbe l'ultimo attacco sbloccabile. Quello di solito può modificare o avere un impatto importante nell'ingaggio di un combattimento. All'inizio di solito il combattimento sarà 1 contro 1, 2 contro 2, 2 contro 1, comunque saranno fight
piccoli con poche persone. Invece più vai avanti nel game, quindi arrivi, che ne so, magari passi già 15 minuti, avete perso qualche torretta, qualcuno l'avete fatta, si tenderà ad ingaggiare fight di squadra, quindi 4 contro 5, 5 contro 5, cioè. Però magari se tu stai fuori posizione, quindi non stai vicino ai tuoi alleati, c'è la possibilità che comunque ti verranno ad ingaggiare gli altri nemici. Perché come ti vedono che sei scoperto, un conto è lottare 1 contro 5, un conto è 1 contro 1. Quindi verranno molte più persone su di te a farsi da kill e portarsi in vantaggio nel farm. Anche perché una volta morto avrai un tempo di rigenerazione che va ad aumentare. Magari all'inizio saranno 4-5 secondi se muori proprio nei primi minuti della partita. Però una volta arrivato in late game, quindi quando saranno passati 20-30 minuti, avrai un tempo di rigenerazione superiore ai 30 secondi, quindi 40, 50 e roba varia. Per ultimo, un'altra vostra fonte di guadagno è il distruggere le torrette nemiche, che darà 100 monete a tutta quanta la squadra. Infine, l'ultimo metodo per farmare è disponibile nella scelta dei vari perk all'inizio della partita. Cosa sono i perk? I perk sono delle statistiche, cioè un bonus alle statistiche che durerà per tutta la partita. Quindi, quando voi iniziate la partita, avrete a disposizione la scelta di scegliere la vostra perk. Le perk sono 5 e variano in base all'apporto che vi possono dare. Ce ne sono due di perk che vanno a migliorare il vostro attacco, la D o la P. Ce n'è un'altra invece che aumenterà la vostra rigenerazione della vita e del mana durante la partita. Ce n'è un'altra invece che vi fornirà 500 monete iniziali e che durante la partita ve ne genererà altre. E invece c'è l'ultima che vi farà iniziare la partita con 3 livelli di vantaggio. Queste scelte comunque sono molto legate al vostro eroe, perché se ad esempio avete un eroe che punta tanto sulla D, sull'attacco fisico, potete puntare a prendere il perk che vi aiuti nell'attacco fisico. Magico, la stessa cosa. Se avete magari un eroe che fa fatica a farmare, potete puntare a prendere quello per le monete. Se avete un eroe che deve fare kill inizialmente, potete prendere quello per i livelli. Se avete un eroe che deve assorbire i danni della squadra nemica, potete prendere quello che vi rigenera il mana e la vita durante la battaglia o al di fuori della battaglia. Il mio consiglio comunque è di giocare il più possibile anche per conoscere tutti gli eroi, così magari se ti trovi in alcune situazioni contro un determinato eroe, sai lui cosa può giocarti, oppure sai tu cosa giocare e come giocare per andare in vantaggio contro questo eroe in particolare. Anche perché in alcuni casi durante il fight ci sarà gente che ti ingaggia a te perché sa che tu magari puoi essere un problema in quel caso, o gente che ingaggerà il tuo nemico, il tuo alleato, o ci sarà gente che ingaggerà il tuo alleato perché sa che magari levato lui la minaccia di perdere il fight è minore. Quindi cerca di giocare il più safe possibile. Magari se vedi che hai un eroe che non ha tanta vita, non buttarti al centro del combattimento subito, ma giocatela lontano, indeboliscilo, prendi qualche hit importante. Poi man mano, quando sei più confident di te stesso, ti spingi a fare giocate migliori o comunque un po' più rischiose. Alcune note importanti sono che nel campo dei mostri, quindi nella jungle, i mostri che uccidete vi rigenerano mana e vita. Ritornando alla base, ci sarà una rigenerazione progressiva della vostra vita e del vostro mana, quindi qualora vi trovaste con poca vita, è inutile magari cercare di rischiare di combattere, roba varia. Comunque tornate alla base e vi ricurate. In più, vicino alle torrette, quelle centrali, avrete ogni tot secondi la rigenerazione di un oggetto curativo che vi fa guadagnare vita e salute. La vostra vita è indicata dalla barra verde che sta sopra il vostro eroe, mentre sotto a quella della vita è indicata quella del mana col colore blu. Per auto attack intendo l'attacco base, quindi quando voi schiacciate X, nel caso state giocando da PlayStation, e l'eroe vedete che attacca il primo bersaglio disponibile. Di solito attacca quello con meno HP e potete comunque cambiare la preferenza nel menu delle opzioni.
anche se secondo me come scelta è la migliore. Prima vi ho parlato degli oggetti, ce ne sono alcuni che comunque se ci fate caso, nella parte destra dello schermo vi riportano alcuni tasti da poter utilizzare. Siete da play, avrete quadrato, triangolo e cerchio. Se non riuscite a capire a che cosa serve quell'oggetto, se andate nel negozio potete vedere sulla sinistra l'oggetto, andarci sopra e leggere la trascrizione in inglese. Alcuni oggetti principalmente vanno a aumentare le vostre statistiche, quindi il mio consiglio è quello di usarlo solamente nel combattimento contro altri eroi, perché alcuni vi rigenerano la vita, abbassano la velocità d'attacco avversario, oppure trasformano l'avversario in una lumaca e quindi le sue statistiche vengono abbassate o roba varia. Un altro consiglio è quello di prestare molta attenzione alla mappa, anche perché di solito non potete vedere in alcune zone dove non sono presenti i vostri eroi o i vostri servitori. Quindi c'è la possibilità di poter posizionare un drone spia. Se siete da PlayStation 4, basta che tenete premuto la freccetta direzionale verso l'alto e vi piazzerà un drone spia che comunque amplierà il vostro campo visivo. Quindi magari state in top lane, c'è solo una direzione da dove l'avversario può arrivare, piazzate lì una sonda spia comunque per vedere se arriva un avversario, ne arrivano due o tre, comunque per avere ben chiara la posizione dei loro nemici sul campo di battaglia, perché magari siete arrivati sotto torre nemica, poi dal sotto vi spuntano gli avversari e in quel caso è morte certa, se magari sono tre di loro e voi siete lì da soli fuori posizione. Come dicevo, cercate di giocare anche vicino agli alleati, soprattutto in mid-late game. Non fate push aggressivi e cercate comunque di rimanere passivi il più possibile. Cioè, una volta che avete eliminato gli avversari, anche loro hanno il tempo di rigenerazione. Quindi magari in quel lasso di tempo puntate a prendervi le torrette o comunque obiettivi importanti come quelli che avevo detto che stanno tra la top e la mid, che sarebbero i servitori speciali, o cercate magari di andarvi a ricurare e riprendere posizione sul campo di battaglia. Non datevi mai per sconfitti, anche in alcune situazioni dove la vittoria può sembrare solo un miracolo. Comunque c'è sempre la possibilità di vincere una partita, anche se andate in svantaggio di 20 kill. Se riuscite a giocare di squadra e riuscite a stare assieme, c'è la possibilità comunque di riuscire a fare dei clutch assurdi. Anche perché magari in questo caso alcuni nemici saranno un po' più confident, vi prenderanno sotto gamba, però magari vi verranno a pushare da soli, però se voi siete assieme ai vostri alleati comunque riuscite a fare kill e a risanare il gap che c'era tra di voi. Per oggi è tutto, spero di essere stato il più esaustivo possibile. Nel caso non fosse stato così, ti invito a lasciarmi un commento, magari dove mi chiedi delucidazioni o roba del genere. Nei prossimi giorni vorrei pubblicare ulteriori video dove magari spiego bene le altre classi, anche perché è molto importante gestirsi bene l'eroe, perché ovvio un tank non lo giocherai mai come giochi il tuo support, oppure giochi il tuo arciere, il tuo assassino e roba varia. Penso che possa essere davvero d'aiuto sapere come affrontare alcune situazioni o comunque dove quell'eroe è più utile che di altri. Grazie per la visione e bella boys!